I'm type A1. Born in USA. Aspettate! Orzo Bimbo! I see trees of green. Facciamo colazione? Papà, da quando prendi Orzo Bimbo? Da quando ero più piccolo di te. È buono e fa bene. Guarda quanta natura c'è in Orzo Bimbo. Dalle spighe più ricche dell'orzo, Orzo Bimbo. Perché la natura non ha età. La grande musica di Sanremo 90 in tre eccezionali raccolte. I campioni italiani, gli ospiti internazionali e una selezione di campioni giovani e ospiti internazionali. Sanremo 90, tre compilation per l'evento musicale dell'anno su dischi, cassette e compact disc, Phonit, eccetera. Smarrito. Lo hanno dato a me e so di averlo messo in valigia, ma non riesco più a trovarlo. Christine Lati. Non credo che ci abbiano individuati, quindi state calmi. Judd Hirsch. I tuoi genitori sono una coppia perfetta. Martha Plimpton. È meraviglioso cambiare nome ogni sei mesi. River Phoenix. 20 anni prima i suoi genitori contestarono la guerra del Vietnam. Volevo chiederti se Michael ti ha mai detto qualcosa sulla sua scuola precedente. Sono un bugiardo. Il mio nome non è Michael. I miei genitori sono Arthur e Annie Pope. Mio Dio, Annie, perché hai buttato tutto quanto? Sono ricercati dall'FBI. Leviamo le tende, ragazzi, portate via tutto. Per tutta la vita ha pagato per le scelte dei suoi genitori. Cosa stiamo facendo a quei ragazzi? È tutta la vita che scappano come dei criminali. Non puoi continuare a scappare da qualcosa con cui non hai nulla a che fare. Devi andare per la tua strada. Non voglio che ci vada perché può essere pericoloso. Non siamo autorizzati a contestare. Me l'hai insegnato tu. Dovremmo costituirci. È un rischio per te. Ed è un rischio anche per loro. Loro non hanno fatto niente. Cosa ne sarà di noi? Hanno bisogno di me. Anch'io di te. Dobbiamo lasciarli andare. Una storia d'amore, di lealtà e di rinuncia. Vivere in fuga. Regia di Sidney Lumet. Hai ottenuto queste cifre grazie al modo in cui hai posto le domande. Senti, il 54% dei votanti di New York sarebbe disposto a legalizzare la droga se volesse dire niente più soldi per gli spacciatori, niente più mafia e niente più bambini drogati. Lei sa che potrebbe mettere fine a questo se volesse. Ah, sicuro. Però prima bisognerebbe sbarazzarsi di 5-6 paesi, come la Colombia, il Panama, la Bolivia e come questo paese. Io li conosco tutti quanti. D'accordo, allora di a tutti loro che lo faccio solo per vincere le elezioni. Voglio che tu dica alla stampa che non andremo più in viaggio di nozze a Venezia e che andremo invece a Palermo, in cerca delle mie origini. Ma che cos'è? È la festa di Santa Rosalia. Per lei. Grazie. Quant'è? Non puoi pagare quello che io regalo. Sono convinto sempre di più che qualcuno mi ha incastrato. Voglio che tu torni a New York su. Parla con mio padre e digli che voglio sapere chi, come, perché e quanto vogliono. Dovrebbe lasciare Palermo anche lei. No, no. Sono sicuro che se la caverà attorno ora dall'ospedale. Se vogliono veramente rovinarla, il ragazzo morirà. Perché? Perché ho capito fin dall'inizio che tu eri uno di noi e nessuno di noi dimentica mai Palermo. Così abbiamo sognato. Sì, e sapesse come sono contento. Che cosa sarà mai quello strano senso di vertigine che si è impadronito della tua vita? È come se all'improvviso il mondo ti crollasse addosso. Perfino le cose più semplici ti sembrano terribilmente complicate.
un male oscuro e sottile? Sta ingannando la tua mente? Le chiedo di prendermi in cura, perché se non vengo da lei sottoporranno il mio cervello a delle terapie inutili. O forse ti sei solo accorto di essere l'unico sano in un mondo di pazzi? Senti, tu mi devi lasciare in pace, hai capito? Io sono una persona seria, non fa... Solo quando ti serve qualcosa, eh? Che vergogna! Porco Giuda, ma vuoi capire che sto morendo? Non ce la faccio più! Ma che fai, disgraziato? Lascia! Questo significa che è un rene mobile. Beh, niente paura, perché quasi tutte le donne dopo il parto ne hanno uno. Vabbè, ma che io ho partorito? Brutto vigliacco, sai benissimo che l'avvocato non esiste. Ce lo siamo inventato io e Gigliola per farti decidere, perché il figlio è tuo. Ma non avevi l'utero infantile? Si vede che il medico si è sbagliato. E allora fatti sposare da lui. Io dico che si è innamorato dell'analista. Sarà mica frocio. Perché non gli racconti un sogno che ho fatto io l'altra notte? È davvero strano che lei abbia potuto fare un sogno simile. Non le appartiene. Questo non era un sogno mio, l'ha sognato mia moglie. Se non capisci sei anche stupido. Ho un altro. Un altro? Il male oscuro, dal celebre romanzo di Giuseppe Bento, vincitore del premio Viareggio e del premio Campiello. Così sì che sembri matto. Il tuo male non era qui, sai? Era qui. Il male oscuro, la più pungente commedia di Mario Monicelli. John Tremont è tornato a casa per incontrare un uomo che conosce appena. Ciao, papà. Penso che mi fermerò qui con voi per qualche giorno. A tua madre non piace che io mi metta questo cappello, sai? Dice che mi dà un'aria troppo da duro, da guardia giurata. Che fate tua mamma quando volete divertirvi? I 20. Bingo! Non immaginavo che mi sarei divertito così tanto. Volevo solo esprimere la gioia di vedere riunita la nostra famiglia. Ne sono profondamente toccata. È finito, il mio pollo diventa freddo. E ora? C'è qualcosa che non va. Puoi venire un momento? Deve imparare che significa essere un figlio. Dove mi trovo, Johnny? Sei in un ospedale, papà. Fin qui potevo arrivarci anche da solo. E un padre? Perché per te la cosa più importante è stata sempre quella di far soldi. Hai detto tu che volevi parlare. È inutile tenere qui un paziente che non trae giovamento dalle cure mediche. Avessegli capitato qualcosa, quell'uomo non è tuo padre. Da quando sono uscito da quell'ospedale mi sono divertito come un matto. Quando tuo padre si eccita, polizia, preti, preghiere, niente è in grado di fermarlo. La Amblin Entertainment presenta Jack Lemmon, Ted Danson, Olympia Dukakis, Katie Baker e Ethan Hawke. L'uomo più in gamba che John Tremont abbia mai incontrato è stato il primo che ha conosciuto. Ted. Ehi, fermi voi due! Sembrava così pulita. Sì, lo sembrano tutte. Non si faceva mai toccare. Visto? Tutte uguali. L'ho trovata incollata a quel bue. Se non hai né macchina né soldi, addio ragazzi. Su, marinaio, fatti coraggio che stasera si salpa. Ok? Winner is Denmark for Babette Fee. Gabriel Axel, vincitore del premio Oscar 1988 per Il pranzo di Babette, ci regala un altro grande film. Christian. No, non possono essere andati molto lontano. No, non ce l'ho il passaporto e sono al verde. Christian. Il lungo viaggio di un giovane ribelle dal gelido nord dell'Europa al sole del Marocco. Li vedi quei binari là in fondo? Arriverai a un tunnel lungo e stretto che ti porterà direttamente in Spagna. Casablanca? No, qui siamo a Marrakesh. Christian, il nuovo grande film di Gabriel Axel. Thank you.
Buonasera, tra poche ore circa 130 milioni di sovietici si recheranno alle urne per eleggere i parlamenti repubblicani in Ucraina, nella Repubblica Russa e in Bielorussia. Ennesima verifica dunque per Gorbaciov in questa difficile situazione politica ed economica. Tutto questo domani, ma per oggi in primo piano rimane ancora la questione tedesca, con la rabbia e lo spavento dei polacchi per la dura presa di posizione del cancelliere tedesco occidentale Kohl sulla questione dei confini. Il servizio di Carlo Benedetti.